Il cannellino multimediale versione audio del 25 febbraio 2020, dal Vangelo di Marco, capitolo 9, versetti 30-37. Non c'è niente di male nel voler essere il primo nella vita familiare, sociale ed ecclesiale. Il Signore vuole che noi mettiamo a frutto i talenti che ci ha dato con il dono della vita e della fede. Chi ha deciso di essere primo nell'ambiente in cui vive deve chiedersi quali sono le motivazioni che lo spingono ad essere primo. Se non cerchiamo di glorificare Dio e di beneficiare il prossimo, le motivazioni potrebbero essere queste. Primo, l'ambizione di essere stimato, esaltato e glorificato dalla gente come persona brava, sapiente e intelligente. Ciò procura un grande piacere all'io. Per questo motivo la persona ambiziosa non è disposta a rivelare e condividere il segreto del suo successo per paura che qualcuno potrebbe diventare migliore di lui. Non siamo chiamati ad essere bravi, ma buoni. A cosa serve la vita eterna essere stimato scienziato e poi andare all'inferno? La seconda motivazione, che è quella più cattiva, è di avere il potere di comandare per poter decidere cosa fare di una persona. Il comando senza l'amore cristiano è diabolico. Comandare è dire, a volte con tono minaccioso, a persone: vieni qui, vai là, fai questo e fai quello. Il comandare è piacevole all'uomo ambizioso. Ecco perché spesso per arrivare ad essere il primo usa anche mezzi disonesti, ma come mi piace dire, chi briga per arrivare a comandare è destinato a cadere con la bocca nella polvere. Il Signore abbassa i superbi e innalza gli umili, dice la parola di Dio. Chi ha orecchio per intendere, intenda. Amen. Alleluia. Padre Lorenzo Montecalvo, dei Padri Vocazionisti. PS. La croce dell'evangelizzazione, che io veda, Signore, e le due vie sono libri di Padre Lorenzo che aiutano i lettori a vivere una quaresima di vera conversione. Per richiederli, telefonare o mandare un messaggio con indirizzo completo ai seguenti numeri: 331-334-7521 o 349-31-65354.